E vogliamo dire buongiorno, voglio dire buongiorno a voi e buongiorno ai nostri ascoltatori. E vogliamo dare gloria a Dio in tutto questo. Signore, vogliamo benedire il tuo santo nome perché questa mattina possiamo, Signore, parlare delle cose tue. E sappiamo che la tua parola è una lampada ai nostri piedi che ci insegna, Signore, cose rivelate dall'alto, ma sappiamo che è lo Spirito Santo, il nostro Maestro, Signore, che ci insegna ogni cosa. E ci affidiamo a Lui in questo momento affinché, Signore, vediamo la gloria tua e per la gloria tua noi possiamo continuare a crescere e diventare sempre più come tu ci desideri, Signore, che siamo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima parlavamo, pregavamo di fede e miracoli, no? E noi abbiamo a che fare la nostra religione, la nostra fede, una fede soprannaturale. E esistono la nostra, il cristianesimo ha a che fare con il soprannaturale, ok? E parlando di fede, esistono vari tipi di fede. Esiste la fede, per esempio, naturale. La fede naturale è quella fede che adesso tu hai in quella sedia che ti sta sostenendo. Tu non ci stai pensando che quella sedia potrebbe rompere, perché hai fede in queste cose. È una fede naturale. O hai fede quando, per esempio, accendi un interruttore, hai fede che ti si accende la luce, o quando il seminatore semina un seme, ha fede che ci sarà una raccolta. Esiste, per esempio, una fede scaramantica, quando vedono una stella cadente e hanno fede che il loro desiderio sarà avverato. Quella è una fede scaramantica. Esiste la buona fede. E a volte persone fanno delle cose in buona fede e purtroppo si pentono di aver fatto quelle cose. Perché tu puoi prendere un farmaco sbagliato in buona fede e ti può uccidere. Esiste la fede più preziosa, che vale più dell'oro e dell'argento, che è la fede salvifica, quella che salva. Salva perché è un dono di Dio nell'opera completa, perfetta, fatta una volta per sempre, mai essere ripetuta, dell'opera di Gesù Cristo, che salva un peccatore pienamente dai suoi peccati. In Efesini dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E questa fede salvifica è una fede universale in tutti i veri credenti, è una misura di fede data a tutti i credenti. Questa è la fede salvifica. Poi, come ho menzionato anche prima Marco, oggi vorrei parlare del dono spirituale della fede speciale, ok? E vogliamo iniziare a parlare della seconda categoria di doni spirituali. Abbiamo fatto i doni di rivelazione, oggi parleremo dei doni di potenza, che consiste dei doni della fede speciale, miracoli e guarigioni. Ora, la parola potenza non vuol dire che questi doni sono più potenti di altri, anzi, forse i doni più speciali che noi possiamo avere, ricevere, e i doni di rivelazione, quello che abbiamo studiato prima, quelli sono i più potenti. E possiamo descrivere il primo dono, il dono della fede speciale, in questo modo. Non è una fede salvifica, ok? Dono della fede speciale è una super fede in un credente che va oltre ogni immaginazione o capacità della persona stessa, anche quella del credente più maturo della fede. È una fede straordinaria che proviene da Dio e domina quella persona, lo controlla, per fargli fare quello che Dio vuole che fa. Non è una fede che viene da te. Tu praticamente hai le braccia incrociate e è Dio che opera questa fede in te. Smith Wigglesworth, che era un grande uomo di Dio, dice: dono della fede speciale è quando tu ti trovi a fare
per fede una cosa, metti in pratica la tua fede normale, quando quella fede normale arriva dove non arriva più, dove sembra che non arriva più, non ce la fai più, allora subentra Dio con una fede ancora più forte, più grande. È un dono dato dallo Spirito Santo per darti una forza speciale in un momento speciale per fare una cosa speciale. Non viene da te, è un dono. Anni fa comprai una carica batteria da Marco, che ancora funziona. Ok. E sulla carica batteria, poi se non sbaglio, c'è un interruttore che gli dà una carica molto più forte in un momento di necessità, quando la batteria è più debole. Dunque, è importante sapere che tutti i doni spirituali vengono esercitati attraverso la fede, ma il dono della fede speciale è un dono diverso dalla fede ordinaria, perché è una fede illimitata, viene da Dio. E forse posso dare una testimonianza che può essere anche ci dà un esempio. Io anni fa, quando ero molto giovane, l'età di Samuele praticamente, super giovane, c'era mio fratello che si ammalò, e questo lo disse una volta, si ammalò di brutto, però lui non diceva niente, non volle dire niente, perché non voleva preoccupare mia madre. Quello che stava facendo mio fratello, stava perdendo del sangue e non diceva niente a nessuno. Noi pensavamo che fosse una comune influenza, virus intestinale, questo. Però passarono i giorni, lui diventava sempre più pallido, sempre più bianco, e arrivò dopo un bel po' di giorni che mia madre scoprì che lui stava perdendo sangue, non diceva niente a nessuno, lo portammo subito all'ospedale, entrò il medico, lo visitarono, entrarono da noi e dissero: guarda, noi non sappiamo che cosa sta succedendo qui, questo ragazzo sta perdendo sangue, anzi che l'avete portato adesso perché ne ha persi quasi tre quarti del suo sangue, che stava l'avevate portato fra un po', quattro ore in più potrebbe essere morto. Allora mia mamma, che era una donna di grande fede, e io non ero forte nella fede, ok? Non ero forte assolutamente nella fede, ero credente ma debole, carnale diciamo in questo senso, e mia madre stava piangendo, io stavo lì e non sapevamo che fare, e venne in quel momento una cosa che non mi posso dimenticare, ma mi ha fatto capire questo brano ancora di più, una fede, un attimo dissi: ma scusa, noi nel passato abbiamo sempre ringraziato Dio, Dio è stato sempre buono con noi, ci ha sempre protetti. In questo momento che il nostro fratello, mio fratello, sta morendo così, noi dobbiamo continuare, noi dobbiamo ringraziare Dio, perché Dio è Dio e Lui è il padrone della vita, e non dobbiamo mai prendercela con Dio, perché Dio è buono. Ma è stata una cosa che non ho mai sperimentata fino a quel momento. Dopo alcuni minuti entrò il medico e disse: guarda, ha smesso di sanguinare. Ha smesso di sanguinare. Questo ragazzo che gli fecero delle trasfusioni, ma in quel momento mi ricordo quella cosa soprannaturale che non era da me, non poteva venire da me. Non so se mi spiego, ok? Dunque, nella Bibbia abbiamo molti racconti di queste fede straordinarie. Sapete che 7 dei 9 doni spirituali si manifestavano nel Vecchio Testamento, 2 dei doni spirituali, la lingua, parlare lingue e interpretazione delle lingue, sono venuti dati nel Nuovo Testamento, dal giorno del Pentecoste. Prima lo Spirito veniva sulle persone e poi li lasciava nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo viene a vivere dentro di voi. E allora è facile dire: beh, no, io quando penso a Mosè, penso a Paolo, penso a Pietro, dicono: beh, loro avevano una corsia preferenziale con Dio, un accesso alle cose di Dio, a me è impossibile. Ma non è vero, perché dalla parola di Dio
tu hai lo stesso, partecipi alla stessa potenza che ebbero loro. Tu partecipi, hai lo stesso spirito che ha risorto Cristo dai morti. Tu hai quella stessa vitalità, sapienza e conoscenza, hai accesso a queste cose che ebbe anche Gesù Cristo. Dunque, uno dei primi esempi, avanti per favore, grazie, è Mosè. Mosè nel libro di Esodo. Se vi ricordate, no? Il Signore disse a Mosè: vedi, ti ho stabilito come Dio, abbiamo parlato questo giovedì, no? Per il faraone, che tuo fratello Aaron sarà tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aaron parlerà al faraone, perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Ma io indurerò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Dunque, nel contesto, Mosè e il suo fratello si presentarono davanti al faraone. Il faraone, che era l'uomo più potente del mondo di allora, era un dio re, veniva adorato dagli egiziani come re, era il pontefice massimo per gli egiziani, perché lui era l'intermediario tra i dei, il dio e il popolo, e era un tiranno. Lui in un attimo poteva dare l'ordine di sterminare oltre 1,5 milioni degli ebrei che erano schiavi sotto di lui. Ma vediamo che Mosè non è che si mise lì a supplicare: oh, per favore faraone, lascialo andare, no, dai, sii buono. Non era così. Lui non chiese, ma Mosè dichiarò con una super fede al faraone che doveva lasciare il popolo di Dio, non se poteva, doveva, e dimostrò questa fede, no? Dicendo al suo fratello faraone: butta giù la mia staffa, e quella staffa diventò un serpente. Anche i maghi buttarono giù le loro staffe e diventarono serpenti, ma il serpente di Mosè divorò i serpenti dei maghi e ritornò a essere una staffa. La grande potenza di Dio si era dimostrata senza alcuna fatica da parte di Mosè, perché quella fede era una fede straordinaria, perché l'uomo naturale davanti a uomini del genere, poteri del genere, la fede arriva fino a un certo punto. Abbiamo un secondo esempio, l'esempio che ha letto fratello Marco, Elia, che fu investito dallo Spirito Santo sul Monte Carmelo. Lui era stato ricercato come una lepre da questo re malvagio, perché aveva interrotto la pioggia per fede interruppe la pioggia. Ricordiamoci queste cose. E finalmente si incontrarono con re, e il re gli disse, appena lo vide, dice: sei tu che stai mettendo scompiglio in Israele, no? E Elia dice: non sono io che metto scompiglio in Israele, ma sei tu e la casa del tuo padre. Guarda che sta parlando davanti alle autorità, no? E Marco ha letto il resto della storia, che non ripeto, ma tutto quello è stato fatto per fede. E il Signore consumò quegli olocausti alla sua gloria. I tre giovani amici di Daniele sono esempi di questa fede straordinaria che noi leggiamo in terzo capitolo di Daniele. Avanti per favore. Grazie. Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Qual è il contesto qui? È che questo re fece costruire un idolo al quale tutte le persone dovevano inchinarsi, ma i figli di Dio non si inchinarono a questo idolo, e allora furono minacciati e ha detto: adesso noi vi metteremo in un forno e vi bruceremo, basta, anzi lo faremo. E loro dicono: no, no, tu puoi fare quello che vuoi, noi non lo faremo. Ah sì, allora dice: lo faremo 7 volte più forte, no? Però come risposero?
O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta. Dice, guarda che noi non abbiamo bisogno di darti risposta per quello che noi facciamo. Non erano, oh poverini, con voce sacrosante, queste cose. No, erano fermi, no? Ma il nostro Dio che serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco, dalla fornace ardente e dalla tua mano. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Ora, questo passo, anche se questo non accadesse, sappi, o re, che noi non serviremo i tuoi dei, a volte viene interpretato in due modi. Sembra, ok, anche se Dio non ci libera, noi non serviremo i tuoi dei. Ma è ovvio che se Dio non ti libera, tu non servirai i tuoi dei. E anche se tu non ci metti nella fornace ardente, noi non lo faremo. Basta. Capito? Questa è una fede straordinaria. Infatti li presero, li gettarono dentro la fornace e loro non si misero lì a scalciare, a gridare, a piangere, no? Non avevano resistito, non si lamentarono, e quando il re vide in quella fornace era rimasto scioccato e ha detto, ma non abbiamo messo, gettato 3 uomini dentro la fornace, ma io ne vedo 4, no? Perché? Dio. Perché quello era il Signore in mezzo a loro. Loro uscirono, i vestiti non erano bruciati, non puzzavano di fumo. Cari fratelli, questi sono esempi del Vecchio Testamento della pura fede soprannaturale, di un dono di fede. È una fede che proviene da Dio, che non vacilla, dove avvengono poi cose soprannaturali. Non lo fai tu, non era la loro fede, è una fede soprannaturale. Perché se loro non avessero ricevuto quella fede soprannaturale, sarebbero morti. Elia sarebbe stato sterminato, Mosè sarebbe stato ucciso. È una super fede che Dio donò. E allora notate che questi esempi di Mosè, di Elia, dei tre amici di Daniele, erano in un contesto che si scontravano i figli di Dio con le autorità. Con le autorità si scontravano. E Gesù disse in Matteo 22: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ma quando Gesù, quando Cesare, l'autorità, si appropria, si impadronisce, esige le cose che appartengono al Signore, allora le autorità vanno resistite. È chiaro questo. Dio non vuole le cose di Cesare, ma Cesare non deve avere né potrà avere le cose che appartengono a Dio. Sappiamo, noi in questi ultimi tempi, con la venuta del Covid, sappiamo che le cose del mondo non saranno più lo stesso. Noi non torneremo mai più a come erano le cose tempo fa. Luoghi di aggregazione, attività commerciali, intrattenimento, attività sportive, sono stati vietati, incluso luoghi di incontro, di culti e di chiesa. Dunque, le cose cambieranno e stanno cambiando nel mondo. Cambieranno, però quello che sta avvenendo nel mondo con questa scusa avrà un effetto sulla Chiesa. E se noi non abbiamo questo dono di superfede, potremmo trovarci sprovvisti. E alla follia, lo dico ai coloro che si rivelano i predicatori o che credono o sono credenti, fratelli cristiani, che dicono questi doni erano per un tempo e non sono per ora, non fai altro che disarmare i fratelli e sorelle in Cristo che si trovano lì
e non chiedono di questo dono. Davanti a lui gli dici: tu non puoi adorare Dio, e non solo, tu non puoi parlare cosa è vera famiglia, tu non puoi parlare della distinzione tra l'uomo e la donna, tu non puoi parlare contro della tua fede, della tua religione, perché vieni incluso come un estremista, un terrorista, intollerante. Se noi non abbiamo questi doni, cari fratelli, o questa fede, saremo disarmati. Ma grazie a Dio che siamo stretti nella sua mano, grazie a Dio che Lui ci donerà questa fede in questi momenti. Dunque non dobbiamo temere, ma dobbiamo avere fede, perché per avere doni spirituali devi avere fede. Non è che questo dono va bene e quegli altri non vanno bene, o è tutto o è niente. Tutto o niente, diciamo che il dono della fede è allora quello va bene per adesso, ma se fa parte di un elenco, come va bene quello che fa parte di quell'elenco? Vanno bene tutti questi doni. Dunque dobbiamo rinnovare la nostra mente. Dunque il Cesare mondiale vorrà appropriarsi delle cose di Dio, ma siamo fermi e siamo saldi, fiduciosi, perché quella fornace Signore con noi. Ok, fratelli e sorelle? In Atti 3 abbiamo anche altri esempi di Pietro che vide quella persona storpio che lo portavano al tempio, che li guardava e chiedeva l'elemosina. Quella super fede disse: alzati, cammina, nel nome di Gesù Cristo io ti darò quello che io ho. Oro, argento non ne ho, ma quello che ho te lo do. Quella è super fede, non è che lui era più bravo. Paolo, in Atti 28, dopo il tremendo naufragio sull'isola di Malta, e leggete che il 28 è bellissimo quello, la potenza di Dio in quel momento, quello che è successo in quel momento. Paolo, che stava navigando verso Roma, si naufragò la nave e miracolo trovarono quest'isola, non sapevano che era l'isola di Malta, e le persone locali ebbero compassione verso questa gente, che accesero dei fuochi. Paolo andò a cercare un po' di legna e lo morse una vipera, e questa vipera non lo lasciava. Paolo cosa fece? Non si messe via a dire: oh, adesso che facciamo, povero me? Brulò via quella vipera e continuò a prendere la legna. Perché? Perché quella super fede entrò nella sua vita, non aveva paura di quel morso, di quella vipera. E Gesù è l'esempio di un uomo che camminava nella pienezza e nella potenza dello Spirito Santo. Solo Gesù poteva operare in tutti i nuovi doni, non perché lui aveva bisogno dei doni spirituali, ma il Signore Gesù Cristo era pienamente uomo e pienamente Dio, che si spogliò temporaneamente delle prerogative che aveva come Dio e agì come uomo unto, pieno di Spirito Santo, per essere anche per noi un esempio. Noi, vi ricordate l'episodio quando lui parlò alla tempesta? I discepoli erano tutti spaventati, pauriti, perché pensavano che sarebbero morti, ma Gesù si alzò e cosa fece? Disse alla tempesta: calmati, fermo. E si calmò la tempesta. E tu dici: ma sì, ma lui è Gesù, lui è il figlio di Dio. Ma Gesù non fece nulla come Dio, fece tutto come figlio di Dio, che si spogliò di questa gloria, ma cosa fece? Mise in forza, mise in pratica la pienezza dello Spirito Santo che ricevette nel giorno quando fu battezzato, e lo Spirito Santo scese su di lui. Lui camminò come uomo pieno di Spirito. Il Signore Gesù non fece mai un miracolo prima
del suo battesimo dello Spirito Santo. E ci sono questi evangeli apocrifi che circolano nei secoli. E state attenti, perché ci sono dei libri che si chiamano apocrifi, ok? Che in qualche modo usano per forzare delle teologie, delle dottrine, che non sono evangeli. Il Vangelo pseudo-Matteo, pseudo, già quello mi fa brividire, mi fa venire la pelle d'oca, mi spaventa, che racconta di queste favolette di quando Gesù era piccolo, dodicenne, prendeva il fango e faceva dei passerotti, e poi veniva un giudeo che disse: tu non devi fare questo di sabato, e Gesù veniva ridicolizzato da bambini. Qui ci facciamo due risate, e cosa successe? Gesù disse: volate via, e questi passeri diventarono, no? No, Gesù fece il miracolo quando? A 30 anni, quando fu battezzato dallo Spirito Santo. Dunque, quando vi presentano o vi dicono queste cose, state attenti, caro fratello e sorella. Ok? Gesù è sempre stato Dio, sempre stato uomo Dio, ma operò da quel momento in poi. Dunque, noi abbiamo lo stesso cuore, lo stesso spirito che era in Mosè, che veniva su Mosè, su Elia, su gli amici di Daniele, su Daniele, lo stesso spirito che era su e in Gesù Cristo. E Gesù disse: in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, ne farà maggiori, perché io me ne vado al Padre. E vorrei concludere con un episodio di un'altra fede, che era, ti ricordi, era io e Marco e altri fratelli della Chiesa, dovevamo fare un'evangelizzazione a Viterbo nel periodo di Natale, e pioveva per un fine settimana di seguito. Noi avevamo tutto pronto, dovevamo andare a fare questa evangelizzazione al centro di Viterbo con altre chiese evangeliche. Ma pioveva due giorni prima, giorno prima, durante quel giorno, non sapevamo che fare. Allora eravamo tutti pronti con le casse acustiche, tutti eravamo pronti, e pioveva. Allora abbiamo detto: noi dobbiamo pregare, Signore, no? E abbiamo avuto una fede. E lo sai che è successo? Quando stavamo per entrare dentro le mura, allora piano piano ha smesso di piovere. Poi che è successo? Questo in Italia ti danno il permesso per fare una manifestazione, cioè, ma non ti danno il permesso di entrare dentro le mura, dunque devi avere due permessi. Allora Marco disse: ok, tu vai lì al vigile urbano, io vado giù. Allora io e un fratello andiamo dai vigili urbani il giorno prima di Natale, non mi ricordo, però erano le 4-5 del pomeriggio ai vigili urbani. Noi dovevamo chiedere un permesso per entrare, erano tutti i fratelli pronti per entrare, non potevano entrare. Noi non sapevamo che fare, io e un altro fratello Stefano, e ci mettevamo di: Signore, tu ci devi dare questo permesso. E parlavo col vice e ho detto: devi sentire il direttore, ma lui adesso sta su, il capo, il direttore dei vigili urbani, sta in una riunione. Noi detto: no, signore, lui deve venire giù, no? Scese giù con alcuni altri dei suoi dipendenti. Lui dice: cosa volete? Noi abbiamo bisogno di questo permesso di entrare. E allora lui dice: dagli questo permesso, no? E ho detto: grazie, no? Noi preghiamo a te. Entriamo, iniziamo, non piove, finito l'evangelizzazione, chiudemmo tutto e ricominciava a piovere. E noi ci guardavamo e detto: no, gloria a Dio. Dunque, quella fede serve, è data, non era per un tempo e non c'è più, perché sennò siamo fritti, come si dice dalle parti nostre. Ok? Dunque, abbiamo fede, di avere questa fede.
Però per avere questa fede devi essere un figlio di Dio, devi essere nato di nuovo, devi ricevere lo Spirito Santo, perché senza la fede è impossibile piacere a Dio. E questo è per chi ascolta, gli amici che ascoltano, la prima cosa devi chiederti è: sono un figlio di Dio? Sono nato di nuovo? Cosa devo fare? Ti devi pentire dei tuoi peccati, perché l'ira di Dio è su di te. O sei un figlio di Dio o sei figlio di Satana, non c'è una via di mezzo. Pentiti, credi nel Signore Gesù Cristo, che è morto e risorto, che ha pagato pienamente il prezzo del tuo riscatto. Non c'è altra via fuori che Gesù Cristo. Ricevi il dono dello Spirito Santo, sii battezzato e dai la gloria a Dio con la tua vita. E poi aspettati cose grandi nella tua vita, perché il Dio grande cui tu ricevi, che hai ricevuto, è un Dio grande, Dio di quello che noi abbiamo già parlato, è lo stesso Dio ieri, oggi e per sempre. Tu dici: beh, ma queste cose non lo posso fare. Hai ragione, tu non puoi fare questo. Non puoi salvarti e non puoi operare in questi spiriti. Ma Dio lo può fare per te. Chiedi e vi sarà dato. Amen. Amen.